Oggi siamo in compagnia di Giorgio e Roberto Amadei. Volete darci un'idea di cosa significhi maestri d'arte? La scuola di istituto d'arte ti dà un diploma, maestro d'arte. Maestro d'arte rimane un titolo, ma alla fine è qualcosa che è dentro di te, che è nato in te. L'arte la porti dentro da sempre, da piccolo. Noi ci definiamo maestri d'arte per il titolo di studio, ma non fa parte del nostro titolo di studio. Noi siamo gli artisti, artigiani e maestri d'arte nel senso che esprimiamo la nostra arte. Pittura, grafica, scultura, lavoriamo il vetro, il legno, il gesso, vari materiali, quindi spaziamo un po' in tutto. Artisti e artigiani. E artigiani. Gemelli nella vita e nell'arte, inseparabili artisti e fratelli. Come conciliate il lavoro con questo vissuto da fratelli? Essendo fratelli gemelli, viviamo nella stessa abitazione, abbiamo gli stessi gusti, gli stessi interessi, le stesse passioni artistiche, riusciamo a lavorare assieme, stessi lavori e si convive. Non vi sono mai stati problemi? Sì, tanti, sempre, ma alla fine la nostra tenacia e gemellata, diciamo, riusciamo a completare e finire e progettare con perfezione il prodotto che dobbiamo realizzare. Vi sono degli artisti a cui vi ispirate? Prima parlavamo di un autore o due importante. E com'è nata la vostra arte? Ho sempre disegnato anche da bambino. Poi sono influenzato molto dall'arte fiamminga, da Dürer a Caravaggio e poi anche il surrealismo. Quindi io faccio il nuovo fiammingo bresciano, mi definisco, che ci metto dal surrealismo e la brescianità del periodo fiammingo. Purtroppo a Brescia è stato escluso, anzi non considerato il fiammingo. Beh, la mia arte è molto diversa dalla sua, io sono molto più grafico, uso grafica, china e utilizzo molti elementi schematici, geometrici e poi il surrealismo quello di base, è più estremista, poco figurativo, molto bianco e nero, degli artisti sono più o meno sono simili ai suoi. So che siete degli amanti del metal, della musica metallare, eccetera, e anche del mondo dark. C'è qualcosa in tutto questo nella vostra arte? Si concilia o è sempre un mondo esterno? C'è tantissimo, perché l'influenza della musica è stato molto, un fatto molto forte nei nostri lavori, sin da ragazzini, e penso sia importante avere un genere musicale e si vede il risultato dei nostri lavori. E poi c'è il rapporto di musica. Ecco, il rapporto con l'arte. Beh, sì, è simbiosi perché anche nel nostro lavoro abbiamo collaborato sia con la musica e con l'arte della musica, quindi disegnando copertine di album, facendo coreografie per gruppi musicali, sempre metal, e copertine di demo tapes, quindi meno male. Appunto perché siamo artigiani a tutto tondo, veniamo considerati artisti. Il problema è questo. Se tu fai solo una cosa, allora sei l'artista. Noi vogliamo concretizzare le cose imparando e con la conoscenza e imparare le cose, realizzare con le nostre mani. Tanti ci hanno detto di cambiare stile, di cambiare il nostro modo di approccio con l'arte, perché utilizzare il digitale. E quello purtroppo capita spesso, di abbandonare i pennelli, abbandonare la materia per usare il digitale. E noi no, purtroppo perdiamo dei lavori appunto per questo, perché vogliamo velocizzare le cose, fatemi un disegno digitale. Digitale. Non usate il computer? No, no. Facciamo un passo indietro, so che lavorate anche come murales all'interno dei locali, case, bar, osterie, eccetera. C'è una storia da raccontare, una cosa carina? Entro in un locale, ci chiedono anche la solita domanda, siete dei musicisti? Tutte le volte, cosa suonate questi musicisti? E no. E allora lì, no, siamo artisti, e lì scatta la cosa, ah, se ha un piacere cosa fate? E lì si inizia a discutere, ah, mi piacerebbe avere questo disegno su questa parete, piacerebbe quello, e lì nasce tutto. E così continua, poi uno vede, è tutto un passaparola, e facciamo vari locali, abbiamo dipinto, quindi
E poi facciamo anche coreografie per gli ultra, bandieroni, striscioni, facciamo un po' di tutto. Il problema è che vivere di arte a quest'oggi è molto duro. Beh, io non so, penso di progredire con la mia arte, se no fermo così. Mi sono fermato nel 2002 appunto a fare i miei lavori e ho deciso solo di fare su commissione. Un consiglio per i giovani, anche per me, per quelli un po' meno giovani che comunque dipingono nell'arte, perché si è un po', chiamiamoci, fratelli nell'arte, a volte si è concorrenti, a volte solidali. Il consiglio per i giovani è di iniziare veramente a fare arte, arte che poi dal greco vuol dire artigiano, e lavorare le proprie mani, iniziare a abbandonare il digitale. Il digitale sarà utilissimo per un campo di lavoro, ma per la formazione artistica, per un giovane, secondo me, iniziare a prendere in mano colori, gesso, sculture, legno, i vari materiali. Lavoro, 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 ore e ore. Vai.